stiamo andando al ballo del cecco. Ok, allora, sì, mi sono già rimessa il pigiama perché cioè, questa serata è stata... E niente, allora, cosa dire? È stata una serata carina, piacevole. Decisamente il prezzo che ho pagato è stato molto superiore rispetto a quello che effettivamente è stata questa cosa, questa festa. E... Allora, considerazioni. Non è stata male, è stata carina, ma personalmente penso che sia più adatta per dei bambini. Secondo me dei bambini si sarebbero divertiti tantissimo. Cioè, se io l'avessi fatta con dei ragazzi stavano tipo 10-13, no, non era messa per quelli minori dei 12 anni, quindi io direi
anche 14-15, ma anche 16 in realtà, credo che mi sarebbe piaciuta tantissimo. Invece da persona adulta purtroppo c'erano molti giochi da fare interattivi con questi animatori, che per carità loro facevano il lavoro benissimo, erano super gentili, super bravi, niente da dire a loro, però appunto il copione in sé era molto infantile, molte cose che io vorrei dire, cioè tu vedi che siamo qui a una certa ora, perché ne siamo andati lì alle 9 di sera, quindi vedi che non ci sono bambini, ma neanche lontanamente, cioè eravamo tutti, credo che la persona più piccola avrà avuto 18 anni, cioè eravamo tutti maggiorenni, sicuro, sicuro, cioè a vederli, e nulla, anzi molti erano anche più grandi, cioè comunque andava dai 18 ai 27 credo, però comunque eravamo tutte persone adulte e ci hanno fatto fare dei giochi davvero che io ero tipo no, tipo questi giochi di gruppo divisi per casate, che magari come ve lo sto raccontando è carino, però no, era tipo ci dividevamo in casate e poi andavi lì e al centro della pista e ogni casata doveva fare una cosa, c'era cioè, tipo questa sfida di ballo tra le casate, io ero tipo no, anche no, grazie. C'è stata la sfilata di moda, che vorrei dire, abbiamo 20 anni, anche no, evita, però vabbè, carina, ci posso fare, cioè, posso accettare. Poi c'è stata mezz'ora di musica, che cioè è il ballo del ceppo e l'unica parte dove si balla è mezz'ora. E vorrei dire, ok. In tutto, cioè, questo evento è durato 2 ore, il che è pochissimo, ovviamente. E niente, poi sono stati estratti quattro campioni delle case, quello è stato abbastanza carino. All'ultima cosa io mi aspettavo, cioè quando avevo visto tipo un reel che hanno messo su Instagram per sponsorizzare questo evento, loro avevano fatto vedere tipo questa neve finta che in realtà era schiuma, bellissima. E c'è stata, perché c'è stata, gli ultimi 5 minuti della festa, è stato tipo uno spruzzetto. Ma appena arrivato dall'altra parte della sala, che è spuntata da praticamente una parte della sala e spruzzava, e a malapena è arrivata dall'altra parte e io l'ho presa, ok, ed è durata tipo 5 minuti e basta, quindi ok, e nulla, considerato che non abbiamo pagato il biglietto 50 euro a testa, non ero incluso un drink, perché i drink lì costavano 10 euro e devo dire che quella è la cosa più abbordabile di tutti, perché a Milano comunque un cocktail ti costa 10 euro e appunto 10 euro cocktail e ci stava, però io ti pago 50 euro d'entrata, tu dammi almeno un cocktail in omaggio, cioè incluso nel prezzo, così giusto per carità. E in più se volevi mangiare qualcosa dovevi pagare. E quello che pagavi, tra l'altro, erano tipo 2 euro per una mini tartina così grossa, letteralmente, non sto scherzando, una che era con noi l'ha preso ed era letteralmente una tartina così, 2 euro a tartina, con sopra tipo del formaggio e uno sputacchio di cosa, cioè niente in pratica. E sì, cioè ok, io per 50 euro mi sarei aspettato almeno un cocktail incluso, almeno questo, un buffet dove io posso andare a rimpinzarmi di cibo quanto voglio, e almeno che durasse di più di 2 ore, di cui almeno un'ora intera solo di musica, perché è un ballo del ceppo, si dovrebbe ballare, no, mezz'ora solo di, ok, un po' di musichetta, che poi voglio dire anche la musica non era delle, sì, hanno messo alcune canzoni nuove, ok, però nel senso in qualunque discoteca le trovi e non paghi 50 euro, beh oddio, i prezzi delle discoteche sono discutibili, però nel senso era un evento comunque numero chiuso e tutto, mi aspettavo qualcosa di più, ma ok, no. E poi vabbè, non parliamo neanche delle bancarelle che ti vendevano gli oggetti firmati Harry Potter a 70 euro un'agenda con penna e gomma. E in più non potevi neanche pagare con contanti, ma accettavano solo carta, quindi se tu eri povero e non avevi soldi sul conto, niente. E nulla, questo, quindi tutto sommato l'evento è stato carino. A me è piaciuto, ma mi sarebbe piaciuto ancora di più se non avessi pagato 50 euro, ma 20 o 30, anche 30 euro gli avrei potuti dare a questo evento. 50 no, perché con 50 mi compro 4 libri.
E avrei le spese così in una sera. Cioè, ok. Molto carino, come probabilmente avete visto dagli altri clip, mi è piaciuto. Però no. Cioè, se dovete andare, state molto attenti ai vostri soldi. Cioè, comunque lì si vedeva che c'era gente facoltosa, cioè che c'era gente che aveva un po' di soldi. E ok, se siete ricchi andateci. Ma se siete persone normali che voglio risparmiare a cui piace Harry Potter. Cioè, fidatevi. Se siete dei bambini, dei ragazzini, 15-16 anni, sì, cioè, 100% andateci e vi divertirete tantissimo. Se siete delle persone adulte, a meno che non avete spirito molto 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 infantile, no, no, perché secondo me dovevano avere due copioni diversi dal momento che tu non vedi che ci sono bambini, cioè vedi che non ci sono bambini. Cioè, cambi copione e porti un copione per adulti. Ma ok. E nulla, questo video senza intro, perché questo video non ha avuto un intro, ma va bene. E che appunto, beh, non inizio a usarvi, non importa, è tutto un po' un disastro stasera. E appunto, questo video senza intro si conclude qua. Noi ci vediamo nel prossimo video e niente. Lasciate un like, iscrivetevi al canale per altri contenuti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!